non lascia passare intestato a Sironi Mario e gli salva così la vita. Mentre il maggiore Maier viene fatto prigioniero da una donna, la partigiana di giustizia e libertà Dea Rota, chiuso nel carcere di Casale Monferrato, paese di Pans, e Bartolomeo, il partigiano di Villadeati, se lo fa consegnare, lo porta al paese, va a chiamare in chiesa i parrocchiani di Don Ernesto e dice: qua fuori c'è il maggiore Maier, io ho mantenuto la mia parola, voi fate in fretta. Sono anche giorni di resa dei conti, giorni drammatici. Quello che vorrei salvare del 25 aprile è lo spirito che ho trovato in quest'ultima lettera, che affido a Paola Sembeni, ringraziando lei, Andrea Albertini, Luca Bassi, Andreasi, Giambattista e tutti quanti voi. Fatevi fare un piccolo complimento, non è facile in Italia trovare una platea così numerosa, così attenta dopo 2 ore, quindi grazie mille e un saluto anche a tutti quelli che ci hanno seguito da casa. Questa lettera è scritta da una donna, Enrica, antifascista, chiusa a Regina Coeli e poi deportata in Germania. Al momento di partire per la Germania, Enrica ha già scritto una lettera al padre, lo chiama bambino caro e lo conforta, gli dice: vedrai che tornerò. Cioè questa ragazza sta salendo su un vagone piombato che la porta verosimilmente a morire ed è lei a fare coraggio a suo padre, dice: bambino caro, ci rivedremo. E torna, sopravvive Enrica. Il fidanzato Paolo Buffa, militare, che ha combattuto con gli alleati col nome di battaglia Paul Barton, requisisce una jeep inglese, va in Germania, la troverà, la porterà in Italia, la sposerà. È il caso di dire che vivranno felici e contenti perché Enrica è ancora viva, ha 100 anni, vive a Modena. Alla fine della presentazione a Modena è venuta una signora di MMA, io la conosco, è la mia vicina di casa, mi dia il libro che glielo porto. Enrica in questa lettera esprime lo spirito del 25 aprile. E dice al padre: papà, l'Italia è a pezzi, ma la ricostruiremo, siamo giovani, l'entusiasmo non ci manca, il lavoro non ci fa paura, giorni luminosi ci attendono. Eravamo più di buon umore 70 anni fa con un paese distrutto di quanto non siamo adesso. Però, vedete, io sono convinto che ogni generazione abbia la sua guerra da combattere. 100 anni fa i nostri nonni e le nostre nonne vinsero la Grande Guerra. 70 anni fa i nostri padri e le nostre madri vinsero la guerra di liberazione. Oggi a noi tocca un'altra guerra, a noi e ai nostri giovani, contro la sfiducia, contro la crisi, contro la rassegnazione, contro il degrado morale del nostro paese. Possa il mio sangue servire per ricostruire l'unità italiana e riportare la nostra terra a essere onorata e stimata nel mondo intero. Quando io ho letto questa ultima frase del capitano Balbi, se è vero, mi sono sentito un verme nel pensare a come abbiamo ridotto la terra per cui lui e tanti come lui si sono sacrificati. L'ho scritto nel libro, lo ripeto, è una frase che mi piacerebbe che i miei figli imparassero a memoria a scuola. È una frase che andrebbe detta a voce alta, fatta dire a voce alta a tutti gli eletti in Parlamento e a tutti i condannati per corruzione. Però quel sacrificio non è inutile, perché da lì nasce la nostra libertà e la nostra democrazia. E io penso che in questa guerra ci sono 2 errori che i nostri giovani non dovrebbero commettere. Il primo è pensare, a forza di sentirsi ripetere, sta crescendo la prima generazione che starà peggio dei padri e dei nonni. Non vorrei che i nostri figli pensassero che i nostri padri e i nostri nonni abbiano avuto la vita facile, no? Devono essere consapevoli che hanno fatto dei sacrifici che oggi non riusciamo neanche ad immaginare. Hanno combattuto guerre mondiali, guerre civili, hanno ricostruito un paese distrutto. E l'altro errore che non vorrei che i nostri figli commettessero è pensare di essere nati nel paese sbagliato. Pensare che essere italiani sia una sfortuna, perché non è così. L'Italia è considerata nel mondo la patria delle cose buone e delle cose belle. Quindi essere italiani è un'opportunità ed è anche una responsabilità, perché vuol dire essere all'altezza di un patrimonio di bellezza, di arte, di cultura che i nostri padri ci hanno lasciato, ma è un patrimonio di cui fanno parte anche le virtù civili. Perché non è vero che gli italiani abbiano sempre esercitato la furbizia e l'arte di arrangiarsi. Io per scrivere l'ultimo capitolo del libro, come già avevo fatto per il libro sulla Grande Guerra, ho chiesto ai miei amici su Facebook e ai lettori del Corriere della Sera: mandatemi la storia di vostro nonno nella Grande Guerra, di vostro padre o vostra madre nella Resistenza. E ho avuto tantissime mail, alcune con storie straordinarie, altre con storie più normali, ma tutti mi hanno detto la stessa cosa. Per piacere, parli di mio nonno, di mia madre, di mio padre. Non era un eroe, ma era una brava persona, amava l'Italia, credeva nell'Italia, non si riconoscerebbe nell'Italia di oggi.
E questo mi ha confermato che siamo giustamente insoddisfatti del presente. Neanche a me piace l'Italia di oggi, come potrebbe piacermi, però è l'unica Italia che abbiamo, non potremo mai averne un'altra. La possiamo rendere migliore un poco alla volta. E per questo è importante salvare la memoria dei resistenti, ora che ne sono rimasti pochi, perché accanto ai tanti, troppi cattivi esempi che stiamo dando ai nostri giovani, è bene che i ragazzi sappiano che sono esistiti non molto tempo fa. Uomini e donne, tantissime donne, per cui l'Italia era una cosa seria, per cui l'Italia era un ideale che valeva la vita. Vi ringrazio. Babbino caro, quante cose vorrei dirti. Sono ancora così stordita dagli avvenimenti che tutto mi sembra un sogno. Il 29 aprile le truppe americane sono entrate in Aishak, dove si trova il nostro carcere, e noi siamo state liberate. Noi italiane siamo 12, tutte politiche, amiche e compagne, con le quali ho passato insieme il lungo periodo di carcere. È una grande famiglia e ci amiamo come sorelle. Puoi immaginare come siamo felici dopo tante giornate dure. Babbino mio tanto caro, presto ci riabbracceremo e mi sembra un sogno. Il pensiero vostro e della nostra Italia non mi ha mai abbandonato un istante. Non essere in pensiero per me. Ho superato la prova del carcere brillantemente, il fisico è buono e il morale è altissimo. Abbiamo sofferto tanta fame, ma di fronte a tanta sofferenza la mia piccola diventa ben poca. Abbiamo saputo come in Italia abbiate sofferto, ma abbiamo saputo anche che i nostri partigiani hanno liberato il nord Italia e questo ci ha riempito di orgoglio. Puoi immaginare come ogni notizia che venga dall'Italia sia per noi benedetta. Presto ritorneremo e potrò riprendere il mio lavoro. Tanto ci sarà da lavorare in Italia, ma non ci sgomenta. Lavoreremo e ricostruiremo la nostra vita e non ci sarà gioia più grande. Siamo giovani e l'entusiasmo non ci manca. Vedi, anche nei momenti più tristi in carcere, la serenità e la fede, una grande fede nell'avvenire, non mi hanno mai abbandonata. E ora, al pensiero di essere presto tra voi, carissimi, alla fede si unisce la gioia e la certezza di giorni luminosi che ci attendono. Babbino caro, ti abbraccio forte, forte e ti bacio. Enrica.